Ciao popolo blu cerchiato, è finita. Sampdoria 0, Napoli 2. Oggi vorrei fare un bel discorso, una cosa semplice però lineare. Allora, a me va benissimo che in Italia e in Europa si usi il VAR, non mi fa impazzire come idea, però lo accetto. Lo accetto è una condizione, che vada usato in ugual modo per tutti, perché io sono contentissimo di tifare la Sampdoria, l'amerò sempre. Ma in partite come oggi sono contentissimo della mia situazione, nel senso che non vivo a Genova o comunque in prossimità di Genova e che non sono un frequentatore abituale dello stadio, perché io che per la Samp mi scaldo tantissimo. Se oggi fossi stato allo stadio sarei stato veramente fuori dalle grazie del Signore, perché non esiste annullarci il gol come hanno annullato. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? Ci hanno annullato un gol perché Torsby si è appoggiato alle spalle di Koulibaly, che è franato giù come una mezza fighetta. Ma abbiamo visto la quantità, a dir poco vergognosa, di falli a nostro favore che non c'è stata fischiata. Ma a dire di questo, non è il primo caso. Non è la prima volta in cui noi ce la prendiamo di dietro. Ma non siamo solo noi. Non siamo solo noi. Io vi assicuro che sto facendo una fatica pazzesca a trattenermi, perché veramente ho la voglia di ribaltare la casa che non immaginate. Però a fatica mi sto contenendo. Perché? Perché non esiste perdere ancora per sto cazzo. Non esiste, non ha senso. Non è possibile. È successo anche 2 anni fa, sempre contro il Napoli, quando per una spallata di Gabbiadini a metà campo, dopo 15 secondi ci hanno annullato il gol. Cioè, sempre contro il Napoli? No, beh, perché non è contro il Napoli. Queste cose succedono quando i gol li subiscono Napoli, Roma, Juve, Milan, Inter, le grandi squadre, Lazio, tutte le grandi squadre sono aiutate, punto. E allora, a che cazzo mi serve il VAR se le squadrette come la Sampdoria, il Genoa, il Verona, Sassuolo, l'Udinese vengono sempre penalizzate? Perché il VAR non lo usiamo anche in Serie B? Perché non lo usiamo anche in tutte le partite di Coppa Italia, non solo in alcune? Perché lo usiamo solo contro alcune squadre? Io è questo che non capisco. O lo usi sempre o non lo usi mai. Anche perché così, veramente, ieri che bello gol, festeggiamo, quant'altro? Passano 2 minuti, annullato. Cioè, no, vai a distruggere, state distruggendo il calcio. Perché ci state distruggendo la passione. L'esultanza, la cosa più bella del calcio è l'esultare dopo il gol, durante il gol, quella frazione di secondo dopo che la palla entra in rete. È il momento più bello della partita, è liberatorio, è amore, è un sentimento vero se tifi una squadra come la Sampdoria. Se invece tifi le grandi squadre, perché chi non vorrebbe tifare la Juventus? Cazzo, vince sempre, questo periodo no, però voglio dire, 9 scudetti di fila, per quanto io sia anti-juventino, cosa posso dire? Vincono, punto, basta. Deve essere una figata se il Juventino, ma che? Cioè, perdi gusto! Invece, se tifi le squadrette come la Sampdoria, lo senti, lo vivi, è un amore caldo, passionale. Se però poi un arbitro va a vedere, va così, guarda, però si è attaccato un po' alle spalle. No, dai, allora no. Si è attaccato alle spalle. A noi non sarebbero mai andati a contestare una cosa del genere. Quando dopo il gol tutti i napoletani, noi cosa avremmo fatto? Niente, perché tanto avremmo saputo benissimo che non avrebbe fatto niente l'arbitro. Quindi, sbatte cazzo proprio. E allora, cosa mi serve il VAR se lo usi solo a favore di alcune squadre? A niente. A ridicolizzare ancora di più uno sport bellissimo, magnifico, secondo me il più bello di tutti. Niente. Con il VAR ci stanno distruggendo l'amore. E noi, nonostante tutto, continuiamo ti fare la nostra squadra del cuore, perché è la cosa che riusciamo a fare meglio, è la cosa che ci piace di più. Però andare avanti così, ragazzi, è frustrante, perché subire un'ingiustizia una volta, 2, 3, 4, dopo un po' ti pesa. Io accetto la sconfitta, perché lo ammetto, il 2-0 è frutto di un pareggio che non è mai arrivato e che sarebbe dovuto arrivare e finire così, punto. La partita sarebbe dovuta finire 1-1, punto. Il Napoli ha giocato meglio e il Napoli ha meritato di vincere, posso dirlo, ma non ha fatto sta gran partita. L'1-1 sarebbe stato giusto, perché dopo che il Napoli ha meritato di passare in vantaggio durante il primo tempo, all'inizio del secondo tempo non ha fatto niente, ha creato forse 1 o 2 occasioni, non di più, basta.
Poi questo 1-1 meritato, perché non venitemi a dire che non è meritato, è solo un napoletano, quello che è, non mi interessa tanto. Solo un napoletano può venirmi a dire che non meritava un pareggio. Punto. O un genuano, o uno che non capisce un cazzo di calcio, o uno che non ha guardato la partita. Noi avremmo meritato quel pari. Una volta che ti tolgono in maniera così plateale un gol, andando a cercare il pelo nell'uovo per togliertelo, allora cosa cazzo giochi a fare? Tanto sai benissimo che qualunque cosa fai, tanto cercare un pretesto per togliertelo. 2-0, ragazzi, non so se sia la RIS che porta sfiga. Cioè, ormai mettere in campo la RIS è come andare a ciulare e comprare i preservativi rotti. Cioè, io sono veramente incazzato dentro, perché vederla perdere così ti spegne dentro. È una cosa che a me personalmente ha demoralizzato parecchio. Tanto è, per me il campionato è praticamente finito, la salvezza è quasi raggiunta, voglio dire, penso proprio, anche perché comunque, cioè, siamo a tanti punti in più della terz'ultima, è quasi impossibile, però insomma, finché non lo dice la matematica, non aspettiamo risultare. Di più non possiamo fare, quindi facciamo un campionato alla chi va là adesso, insomma, come va va, però è brutto, anche perché l'ambiente si vede che è un po' del cazzo, c'è un clima brutto, perché finora che si parla di rinnovi, non rinnovi, Ranieri ha già fatto capire che andrà via, sta già cercando i sostituti, io vedo i nomi dei sostituti, mi metto le mani nei capelli, mi avrebbe voglia di strapparmeli uno per uno, però ragazzi adattiamoci, è così, adattiamoci a un calcio in cui le grandi squadre sono sempre più aiutate, sia economicamente che sul campo. E a tutti i tifosi napoletani che avranno da dire qualcosa, ricordo soltanto che hanno speso 70 milioni per Osimhen e sono usciti dall'Europa League contro Granata. Grandi ragazzi, popolo blu cerchiato, alla prossima, ciao.